E bentornati a Crystal Radio, bentornati a Good Morning Milano, bentornato anche al nostro ospite del martedì, Walter Cherubini, consulta per Milano. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Buongiorno Walter. Allora, ma poco fa parlavamo proprio della classifica del Report delle sole 24 Sulla ore, no? Sulla qualità di vita nelle città, tre città eh, lombarde nella top 10. Ten. Bergamo, Milano, Monza. Noi ovviamente ci soffermiamo su Milano, no? Cosa ci può rappresentare di nuovo essere al numero 8, eh, comunque, di questa classifica? Stabili, se non sbaglio. Stabili. Il numero 8 non è male, e che poi bisogna andare a vedere anche questi numeri perché ci sono un mucchio di indici. Sì. Ma la prima cosa che vorrei dire è questa: ci sono tutta una serie di rilevazioni sulla uh -huh. città di Milano. Perché Meglio Milano fa il, il rapporto annuale sulla qualità della vita? Ha fatto recentemente l'Università Bocconi, un'indagine sui redditi anche della, della città di Milano e poi anche sulle associazioni che ci sono. Poi la Fondazione Ambrosianeum fa una, 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 un rapporto annuale anche lei sulle prospettive della città. Poi abbiamo visto, è venuto anche nei nostri studi a Focus Periferia il professor Natale dell'Università degli Studi di Milano e eh, ha fatto anche un'indagine sulla, su, sulla percezione, sulla qualità della vita. O e tu, poi c'è tu, questa. Tutti grossi... che fanno rilevazioni, quindi tutti che stanno a rilevare qualcosa. Ecco, dopodiché, eh, per esempio, abbiamo notato eh, di un paio di giorni fa questa presentazione dell'indagine che ha fatto eh, l'Università eh, Bocconi, dove anche gli elementi di riferimento cittadino, le aree cittadine, eh, sono eh, utilizzate in maniera diversa, cioè non sono dati omogenei, per cui abbiamo utilizzato i NIL, che sono i nuclei di identità locale. Non stiamo qui a dire come sono stati fatti come sono stati fatti comunque suddivide la città in 88 spicchi mm -hmm. dopodiché invece per cui questo per quanto riguarda il reddito sì. e vabbè, questo è un commento perché nel momento in cui eh, abbiamo tra virgolette il eh, reddito nero stimato in circa 180 miliardi l'anno su base annua, eh, su base nazionale, eh, è chiaro che anche poi eh, quello che emerge non è la realtà, perché abbiamo notato che qui a Milano ci sono delle divaricazioni tra quartiere e quartiere, c'è cioè chi ha 100.000 eh, euro l'anno di reddito e chi ne ha 15.000 e quindi ci sono delle grosse divaricazioni ma poi bisogna entrare più nel merito e, ecco questi gli 88.000 invece per esempio per eh, indagare quante sono le associazioni nella città di Milano si sono utilizzati i codici di avviamento postale il capo, sì, il capo. No? che quindi sono un numero eh, sono circa una quarantina, ecco, allora abbiamo questo frastagliamento di dati, tra virgolette, un po' disomogenei alcune volte, significativi e importanti in ogni caso, perché un conto è avere i dati, un conto è non averli. Dopodiché, se siano i dati si possono anche armonizzare. Però il fatto che siano raccolti anche un pochettino così disomogeneamente eh, vuol dire che. Non c'è una visione complessiva della città e quindi eh, anche un utilizzo di questi dati per poter intervenire. Questo è il primo rilievo che eh, credo sia importante e fa un po' il paio con quell'indagine Ipsos del 2015 dove diceva che Milano è un operoso alveare con tante celle che non comunicano tra di loro una città che non fa sistema. Ecco, questo qui direi eh, la nota rispetto a poi i dati siamo primi, siamo ultimi perché Milano è prima in alcune cose sicuramente nell'economia, poi nella sicurezza è al 107 posto, no, quindi anche questo ottavo è un po' come la famosa media del pollo. Andiamo a vedere. Ecco, eh, rispetto a questo direi che eh, c'è un tema delle grandi città uh -huh. eh, che su tutta una serie di indicatori si collocano all'ultimo posto, in ultima fascia, che è proprio quello del governo delle grandi città. Da questo punto di vista eh, mi viene bene per certi aspetti eh, un po' anche cogliere questa classifica che vede Udine al primo posto. Sì. Al primo posto in classifica e eh, il sindaco io eh, da un po' di tempo eh, seguo vabbè, queste indagini in pratica che consulta periferie Milano le legge perché è interessata perché aiuta a leggere la situazione nella quale noi operiamo con tante altre realtà cittadine e quindi eh, anche sul tema dell'organizzazione delle città ecco il professor De Toni è esattamente il sindaco di Udine, uh -huh. che quest'anno è la città con la miglior qualità della vita. Secondo questo report, perché poi sono mille. Secondo questo se... report, comunque diciamo che non è l'ultima No, quello no? sicuramente. Ma coglie bene perché c'è un tema di governo delle grandi città. E quindi abbiamo parlato, abbiamo invitato anche qui il professor Maggiore, che è presidente della Fondazione Dioguardi, che con l'Ancia, Associazione Nazionale di Comuni d'Italia, sta... Proliferando nelle varie eh, città italiane, eh, la cosiddetta city school per il governo della città complessa, quindi non per il governo dei piccoli paesi, ma per il governo delle città complesse, cioè proprio queste città che eh, sono ultime in, in questa classifica, eh, proprio perché hanno tutta una serie di problemi di controllo del territorio, di gestione, quindi di gestione del territorio, bisogna impararla. Ecco il professor De Toni che appunto è uno dei docenti di questa City School, che a Milano è associata al Politecnico di Milano, che cosa dice? Il decentramento del potere a livelli più bassi della struttura, ovvero l'aumento del potere degli addetti, trova sempre grandi resistenze ai vertici delle organizzazioni, perché questo decentramento viene vissuto come una perdita di potere. Allora, questo qui è il primo dato. Cioè, c'è chi vive il potere come una perdita sua, ma il potere, istituzionalmente parlando, deve essere utilizzato al servizio della città, non per farti bello o per sentirti importante, per dire qui comando io. Questo qui, per carità, non è per tutti, ma è tanto per estremizzare il concetto. Sì, 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 no. Questo qui è il primo dato. E quindi, anche dal punto di vista organizzativo, uno si sente sminuito. Ma uno, non dovrebbe soprattutto a una funzione pubblica, non dovrebbe sentirsi sminuito, dovrebbe dire ci sono tanti altri che hanno potere e possono fare tanto per la nostra città in questo caso o le grandi città in questo caso. Ecco, questo qui è il primo dato. Il secondo dato che lui, lui pone, no, oltre a questa perdita di potere, uh -huh. dice la, qui entriamo un pochettino un po nel, tra virgolette, difficile, la concettualizzazione del potere come entità a somma non zero è il passo critico per giungere a capire l'essenza, appunto, dell'incremento dell e la gestione dell'organizzazione a molte menti. Fa. E, è duplicazione di potere, in altre parole, l'aumento del potere in periferia. Non fa diminuire quello del centro. Il potere non è una grandezza conservativa come materia e energia, bensì, generativa eh, faccio un paragone: se noi diffondiamo cultura, diffondiamo divina commedia, chi è capace di diffonderla? Come il nostro amico Amadio Fioravante Facchini di Mugiano no? che? è un grande conoscitore della Divina Commedia, anche un grande divulgatore, anche se magari poco conosciuto, però è da conoscere sicuramente. Se in tanti conosciamo la Divina Commedia non è che la Madonna Fioravanti Facchini non, non la conosce più. Chiaro. Ecco, allora anche il potere è esattamente generativo. Più lo si dà, perché potere è responsabilità. Più abbiamo una città con persone responsabili, con famiglie responsabili, con associazioni responsabili, e più ci arricchiamo tutti quanti. Capito, quindi ecco: eh, questa cosa del potere che va condiviso, insomma, sarebbe interessante farlo sentire anche a chi sta nei palazzi in centro, che, insomma, troppo spesso ha paura appunto di cedere il potere perifericamente. Per paura di perdere, invece, quando fosse, anzi, avrebbe ancora più risonanza. Ma tutto si scriverebbe cosa. da un mucchio di rogne sì, sì, tra le altre cose, no? cioè, cioè, perché fallo, se non vuoi che il masochismo a volte, no, appunto. Se non vuoi farlo No, per generosità, ma farlo, farlo per egoismo, per egoismo, <ride> giusto, no? per egoismo. <ride> le rogne le lascio in giro. No, perfetto. Allora, andiamo con un po' di musica adesso, poi torniamo ancora qui con Walter Cherubini. Adesso è il momento di uh, Diplo con Use Me, sempre qui. Good morning Milano, 8 e 42 minuti, buon ascolto. E questo era Diplo con Use Me, Usami. Bravissimo, eh, anche, beh, anche beh, oggi l'esame ci ha tradotto una canzone. Ehm, siamo qui con Walter Cherubini, stiamo parlando appunto di periferie e eh, ci siamo accorti un po', insomma in questi anni, anzi Walter si è accorto molto meglio e prima di noi, come quando vengono fatte varie rilevazioni sul campo vengono sempre utilizzati però parametri diversi, soprattutto geograficamente parlando, cioè vengono utilizzati a volte i NIL, a volte i CAP eh, e a volte voi avete ad esempio... Quanti toponimi diversi per quartiere avete trovato voi di consulta preferire? 239. 239, capito? Che può essere un, un ottimo utilizzo per... Adesso poi mi ricordo, mh, non l'abbiamo segnato, qualche settimana fa abbiamo parlato di un'altra ricerca che ha, fatto invece dei, de, mh, ha creato dei nuovi, delle nuove piccole zone partendo dalle 20 zone, quindi insomma... Ah sì, sei Marco eh, Sant'Ambrogio per la valutazione del sistema di welfare a Milano. Infatti, uso un altro sistema ancora. Questo è un po' un problema. Però, quando poi si va a parlare, di capire quanti, quanti lembi di territorio esistono a Milano. Allora, quanti lembi e quanti ricercatori ah, anche, <ride> perché, eh, diceva l'Arcivescovo Del Pini in una sua nota invitando le università e le accademie, a eh, diciamo così dare un contributo alla vita della città, e questo è uno dei temi che affronteremo con la prossima di gennaio-febbraio tredicesima convenzione delle periferie, riprendendo un tema già affrontato nella precedente convenzione, le università abitano la città, punto di domanda, perché eh, se il lavoro che viene fatto a livello di università, che è anche un lavoro molto importante, noi abbiamo utilizzato tutta una serie di libri eh, scritti da docenti universitari proprio per imparare, a, sulle periferie in particolare naturalmente, per imparare da loro tutta una serie di elementi conoscitivi anche che noi nella nostra attività non facciamo perché non ne siamo capaci, non ne, siamo, non ne abbiamo tempo, ma se lo fa qualcun altro, eh, ritorniamo al tema del potere, no? l'informazione potere si dice, e l'informazione potere, ma se tu la distribuisci è utile per tutta quanta la città, allora questo qui è il, primo, è il primo dato, quindi tutti questi centri di rilevazione se si parlano, perché altrimenti è un pochettino una sorta di autobeatificazione. No? Dove, ah, io ho fatto questa cosa, va bene, d'accordo, contento lui, contenti tutti. C'è chi colleziona francobolli. Mi ricordo eh, un, un fatto dove eh, una persona che raccoglieva francobolli, ma a un certo punto ne aveva due uguali, due erano al mondo e quindi uno l'ha distrutto. Così aveva l'unico francobollo. No? Per cui c'è anche un, un certo tipo di approccio psicologico, da un certo punto di vista, per cui invece di estendere. Il potere qui lo diminuisci perché addirittura lo elimini da un pezzetto perché dici ce l'ho solamente io, cioè è l'unico che ho. Ecco, ma al di là di questa cosa, allora eh, ci sono appunto eh, delle categorie di, rile di rilevazione che sono appunto i nuclei di identità locale che è quelli che usa normalmente il comune di Milano e sono 88. Okay. Dopodiché, appunto, come in questo caso della ricerca dell'Università Bocconi sulle realtà associative, eh, i codici di avviamento postale utilizzati sono 38 okay. e quindi vediamo che sono in numero significativamente sì. inferiore. C'è eh, un altro eh, elemento di rilevazione che è il urban File, okay. abbiamo invitato qui anche sì, 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 a Focus sì. Periferie, e che invece ha catalogato 163 fazzolette di terra come composta Milano. Okay. Noi siamo entrati un pochettino nel dettaglio con il centro studi Periferie di Consulta Periferie Milano e i toponimi esistenti sono 239, dei quali 166 in periferia, perché la periferia è l'80% del suolo, suolo cittadino e quindi dove c'è una composizione poi anche questi elementi perché poi sono anche questi qui eh, elementi simili, in il per esempio eh, identificano anche parchi, uh -huh. quindi è chiaro che un quartiere nuovo, un borgo vecchio o un parco sono cose completamente diverse, ecco per quello che è allora importante entrare nel dettaglio, ma anche mettere a fattor comune tutti questi dati. È un lavoro che magari nell'occasione nella convenzione delle periferie quell'aspetto delle università abitano la città, perché abbiamo alcuni piccoli esempi significativi, ma veramente che si contano sulle dita della mano di interventi dell'università nelle città che aiutano le città come il laboratorio eh, di cli la clinica legale dell'università Bocconi al quartiere Ario allora, San Siro l'obiettivo quindi sì. è un dato aggregato più consapevole eh sì, bisogna, fare, che... bisogna fare in modo che appunto questi dati si, si aggreghino Walter siamo arrivati alla fine oggi proprio super di corsa mi spiace dobbiamo quindi l'ultima parola è condivisione condivisione infatti condivisione di, dei poteri alla dei dati una comunità condivide altrimenti è la disgregazione che vediamo attuale quindi una città sicura o non sicura no fuori controllo fuori controllo perché non ci sa non, non, non ci conosciamo tra Ma di noi abbiamo proprio. gli elementi per controllarla Martedì prossimo, Walter torni qua continuiamo con il discorso allora sempre con Walter Crubini, Consulta periferie Milano grazie mille Walter ci grazie vediamo a martedì prossimo. A, 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 fa poco eh perché ci salutiamo noi invece